Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. La sanità, il nuovo ospedale si farà, Oliverio dice, rischiamo di perdere le risorse disponibili. Pronta la replica di Cosenza, vediamo. Il nuovo ospedale di Cosenza è ancora al centro delle attenzioni, o meglio, delle polemiche, tra il governatore Oliverio e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Oliverio, ai nostri microfoni, sostiene di aver già fatto tutto il necessario per avviare la realizzazione del nuovo nosocomio e chiama in causa il primo cittadino di Cosenza, lanciando l'allarme sul rischio imminente di perdere le risorse disponibili per l'opera. Il sindaco di Cosenza prima si era impegnato a fare il consiglio comunale entro la fine di novembre, poi entro la fine di dicembre, poi l'ha spostata al 15 di gennaio, poi al 7 di febbraio, poi al 17 di febbraio, lo ricordo benissimo queste date, dopodiché io ho aspettato le elezioni per evitare che di questo problema importante si facesse razzia strumentale nella campagna elettorale. Subito dopo le elezioni, 10 giorni dopo le elezioni, ho sollecitato il sindaco a convocare il consiglio comunale, nemmeno questo è stato possibile. A questo punto, cioè, noi non possiamo, come dire, perdere e far perdere alle comunità un'occasione importante, perché noi dobbiamo sottoscrivere un accordo di programma con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia, perché abbiamo già le risorse disponibili, perché le abbiamo allocate nel patto per la Calabria, già appunto sottoscritto e approvato dal CIPE, e non possiamo perdere le risorse. Risponde Mario Occhiuto, intervenuto nel corso del nostro telegiornale. La sua posizione è diametralmente opposta a quella del governatore. Il sindaco di Cosenza guarda innanzitutto al presente. Ma non è assolutamente così, io li respingo su queste accuse, perché la regione dovrebbe occuparsi soprattutto dei contenuti in questo momento della gestione ordinaria e anche straordinaria, diciamo, delle strutture sanitarie, degli ospedali. Che per quanto riguarda quello di Cosenza, per esempio nel pronto soccorso, in tutti i dipartimenti di emergenza hanno delle difficoltà continue. Io ogni giorno ricevo cittadini che si lamentano di questi servizi che sono assolutamente inefficienti. Quindi spostare l'attenzione su temi futuri, su annunci, su questioni, voglio dire, che potranno essere realizzate soltanto nel giro di almeno 10 anni, non risolve i problemi dei cittadini. Io sto cercando di evitare le polemiche, infatti non ho scritto al Presidente, al contrario della sua lettera che è stata mandata prima sui giornali, ho scritto ma non ho neanche dato la lettera del giornale, perché voglio evitare di confondermi con questa politica delle chiacchiere. Cioè, noi siamo per una politica concreta, dei fatti, i cittadini vogliono vedere le opere e non continuamente questo annuncio un anno della elezione. Dopodiché dico che noi siamo assolutamente disponibili, come abbiamo già fatto in passato, a qualunque tipo di accordo, purché si svincoli dal fatto elettorale. Cioè, il Comune di Cosenza ha dato già la disponibilità, se ci sono i finanziamenti possono essere tranquillamente allocati in qualunque accordo di programma. Non è che si deve indicare in quale sito va l'ospedale, si indica che hanno queste risorse per l'ospedale nella città di Cosenza, che è un ospedale hub che riguarda anche tutto il territorio. Dopodiché, voglio dire, tutti gli atti successivi, quelli che riguarderanno l'ubicazione di questa struttura nella città, dovranno essere in qualche modo negoziati con l'amministrazione comunale, a cui è demandato proprio anche la scelta da un punto di vista urbanistica del sito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.